Salve a tutti ragazzi e bentornati su Over the Wire, la serie dedicata alla sicurezza informatica. Se stai iniziando a seguire la serie da questo video, pessima idea, vatti a ripescare immediatamente il primo video della serie, in modo tale da capire cosa sta succedendo e cosa stiamo facendo. Nel video precedente eravamo rimasti a Bandit 25. Quindi, ricominciamo da Bandit 25. Utilizziamo lo script che ho creato per velocizzare la procedura di login. Ed eccoci qua. Vediamo cosa dobbiamo fare in questo livello. Loggarsi in Bandit 26 da Bandit 25 dovrebbe essere facile. Tuttavia, la shell per l'utente Bandit 26 non è bin bash, ma qualcos'altro. Scopri di cosa si tratta e come ottenere la shell. Ok, vediamo come muoverci. Allora, innanzitutto guardiamo cosa troviamo nella home. Quindi, troviamo questa secure shell key per Bandit 26, quindi copiamola immediatamente. E adesso tentiamo di loggarci con la chiave appena ottenuta. Ok, me lo immaginavo. Cosa è successo? Ci siamo effettivamente loggati come Bandit 26, solo che per X motivi siamo stati immediatamente buttati fuori. Credo che la cosa più intelligente che possiamo fare è sfruttare la connessione con Bandit 25 per ottenere informazioni sull'utente Bandit 26. Allora, per prima cosa direi di cercare di capire quale sia il percorso di shell per l'utente Bandit 26. Per fare ciò possiamo curiosare sotto etc password e scremare gli utenti per ottenere Bandit 26 in questo caso. Cosa facciamo quindi? Andiamo a cercare in hash password delle informazioni riguardanti Bandit 26. Perché proprio sotto hash password? Perché a regola ci dovrebbe essere l'elenco di tutti gli utenti creati sul server con i relativi path di shell. Guardiamo un po', e infatti abbiamo in output le informazioni riguardo l'utente Bandit 26, ovvero nome utente e path di shell, che in questo caso è user bin show text. Ok, perfetto. Ora che abbiamo il percorso di shell dell'utente Bandit 26, possiamo andare a leggere quali comandi vengono eseguiti al momento del login. Quindi guardiamo subito che cosa succede. E ok, quindi praticamente, come potete vedere, prima di essere buttati fuori viene eseguito il comando more sul file text.txt che si trova nella home directory di Bandit 26. In questo caso, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di sfruttare il comando more per ottenere la shell prima di essere sbattuti fuori. Analizziamo un attimo l'output che abbiamo ottenuto al momento del tentato login. Allora, abbiamo il classico messaggio di benvenuto che troviamo in tutti i livelli di Bandit, più questa ASCII art di Bandit 26. Questa ASCII art suppongo che
venga stampata dal comando more, quindi contenuta nel file text.txt nella home directory di bandit26, prima di essere buttati fuori. Il mio piano è quello di innescare, tra virgolette, il comando more per poi avere la possibilità di lanciare V ed infine ottenere la shell. Allora, per fare ciò, allora innanzitutto dobbiamo diminuire le dimensioni della nostra shell in modo tale da attivare il comando more, perché il comando more che cosa fa? Il comando more si attiva quando la lunghezza del contenuto di un file di testo supera le dimensioni della shell. In questo modo, calcolando le dimensioni della shell, divide il contenuto del file di testo in più pagine per poi poterle visualizzare correttamente. Quindi, se noi rimpiccioliamo la nostra shell e tentiamo di loggarci nuovamente in Bandit 26, come vedete, riusciamo con successo ad innescare il comando more. Adesso possiamo fare un trick molto particolare, ovvero da dentro more, se si digita la lettera V dalla tastiera, come vedete, lanciamo V. Per quanto possa starmi antipatico V o Vim che dir si voglia, possiede un comando fondamentale per superare questo livello, ovvero il comando set. Questo comando ci permette di manipolare i valori delle variabili interne di V e tra queste variabili troviamo anche la variabile shell. La variabile shell ci consente di specificare la shell per l'appunto di esecuzione interna dell'editor, quindi settandola su bin bash e lanciando il comando sh per ottenere la shell, eccoci qua, missione compiuta. Cosa è successo quindi? Seppur la shell specificata per l'utente bandit26 fosse user bin show text, se non erro, abbiamo sfruttato V per ottenere comunque una shell interna al programma, bypassando così tutte le istruzioni contenute nella shell di sistema ed ottenendo infine l'accesso. A questo punto non dobbiamo fare altro che ottenere la password per il livello successivo. Vedo già un binary set with nella home, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lanciare il comando cat direttamente sulla password di bandit27, utilizzando però il binary set with per settarci i permessi. Quindi ed ecco qua in output la nostra password. Livello completato. Guardiamo le istruzioni per questo livello. Allora, bandit non 2627 bensì 2728, c'è un repository git a questo indirizzo e la password per l'utente bandit 27 git è la solita per l'utente bandit 27. Clona il repository e trova la password per il prossimo livello. Ok, quindi questo livello qua sembrerebbe molto semplice poiché basta utilizzare il comando git. Non perdiamo tempo e procediamo, quindi copiamo questo indirizzo, poi sì, sarebbe meglio creare una directory sotto tmp poiché qua non abbiamo i permessi di scrittura, quindi tmp robot. Ah, qualcuno l'ha già creata. Allora, tmp robot con gli zeri e ci siamo. Spostiamoci sotto la directory che abbiamo appena creato. Perfetto. E adesso non ci resta che clonare i repository. Quindi si lancia il comando git clone. Si incolla l'indirizzo. Accettiamo connessione, poi
La password era la solita di Bandit 27, quindi copiamo la password, copia, incolliamo ed eccoci qua. Quindi adesso dovremmo trovare i repository per l'appunto. Quindi spostiamoci nella cartella, troviamo il file readme, leggiamo il contenuto ed ecco la password per il prossimo livello. Quindi copiamo. Slogghiamoci. E anche questo livello è andato. Vediamoci le istruzioni, quindi da Bandit 28 a 29. Solita cosa, ci dà l'indirizzo del repository, noi lo dobbiamo clonare e poi da lì bisogna tirare fuori la password per il prossimo livello. Mettiamoci al lavoro. Ecco qua, abbiamo copiato il repository e adesso non ci resta che leggere il file readme. Ok, benissimo, come vedete la password è stata oscurata. Possiamo provare a guardare se ci sono dei file nascosti. Tante volte c'è la cartella.git, guardiamo se al suo interno ci fosse qualcosa di interessante. No, non si direbbe. Quindi, cosa possiamo provare a fare? Possiamo provare a vedere i log dei commit. Quindi, proviamo git. Git logs, git log, scusatemi, e come vedete qua abbiamo tutta la lista delle modifiche che sono state apportate al file readme. Abbiamo il commit, questo commit che è quello iniziale, ovvero la creazione del file readme.md. Poi in questo commit è stato aggiunto dei dati, delle informazioni, sono state aggiunte delle informazioni, molto probabilmente la password, e nell'ultimo commit hanno fissato l'info leak, quindi molto probabilmente nell'ultimo commit hanno oscurato la password. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a ripristinare, diciamo così, o comunque sia almeno a risalire allo stato del file a questo commit qua. Ok? Quindi, come possiamo fare? C'è un comando semplicissimo di git, si chiama git diff. Ah, però non ho copiato il commit. Bisogna copiare il commit che ci interessa, l'identificativo del commit. Una volta copiato, si lancia il comando git diff e si incolla il commit. Adesso, se si lancia il programma, come vedete, stampa in output lo stato precedente alla modifica e in questo modo possiamo ottenere la password per Bandit 29. Quindi copiamola. Ed eccoci qua loggati come Bandit 29. Vediamo cosa ha in serbo per noi Bandit 29. Chissà se sarà un altro livello con Git, immagino di sì. E infatti, solita zolfa, copiare il repository e vedere di tirare fuori la password. Al lavoro. E ancora una volta troviamo il nostro file readme all'interno del repo. Guardiamo un po' cosa ci dice. Ok, anche qua username c'è da Bandit 30 e come password abbiamo no password in production.
direi di utilizzare il nostro solito metodo di indagine, quindi guardiamo se all'interno della cartella nascosta git c'è qualcosa. Si direbbe di no, quindi proviamo a vedere a questo punto i log dei commit. Sbaglio sempre. Ok, commit iniziale niente di che, e nel commit successivo hanno fissato lo username, quindi anche qua niente da fare. A questo punto allora direi, cosa diceva il file? No password in production, quindi si può tentare di vedere se in un'altra branch c'è una stessa versione del file con la password. Per chi se lo stesse chiedendo, un branch è un ramo di sviluppo indipendente e potete immaginarlo come una sottodirectory del vostro progetto contenente a sua volta una versione diversa del progetto stesso. Se non ricordo male, per avere in output la lista dei branch del progetto bisogna lanciare il comando git branch col flag A. Ok, e infatti ci siamo. L'output cosa ci dice? Che al momento noi siamo nel branch master e qua ci sono diversi branch che possiamo utilizzare. Io direi di proviamo exploits dev, quindi settiamo il branch. Quindi per spostarci da un branch a un altro si utilizza git checkout exploits e poi il nome del branch. In questo caso tentiamo su exploits dev. E per avere la conferma che stiamo effettivamente in quel branch basta lanciare il comando git branch. Infatti, come vedete, adesso ci siamo spostati in exploits dev. Vediamo un po' cosa troviamo. Troviamo sempre il file readme e una cartellina chiamata exploit. Vediamo che ci dice il file readme. Anche qua no password in production, quindi siamo stati sfortunati. E sono uscito per sbaglio. Guardiamo dentro exploit cosa troviamo. Tante volte il nome promette bene. Ord 5 ECL cat ord e nulla, un file vuoto, perfetto. Allora a questo punto riguardiamoci un attimo i branch del progetto e direi di tentare con dev, quindi git checkout dev. Guardiamo se ci siamo. Ok, adesso come vedete ci siamo spostati in dev. Guardiamo cosa troviamo. Abbiamo una cartellina chiamata code e un file readme. Guardiamo cosa ci dice il file readme. Eccola, password per bandit 30 trovata. Quindi sloghiamoci e riloghiamoci come bandit 30. Missione compiuta. Guardiamo il da farsi, quindi da 30 a 31. Ah, ancora git. Va bene, solito procedimento. Guardiamo cosa ci dice il nostro vecchio amico file readme. Ecco, questo meglio ancora. Just an file. Muhahaha. Solita procedura di indagine. Guardiamo se ci sono dei file nascosti, niente. Guardiamo dentro la cartellina nascosta git. Cosa troviamo?
Niente di interessante, quindi proviamo il comando lanciato. Proviamo a vedere i log. Niente, solamente il log di inizio, il primo log, il log iniziale del file readme. Allora proviamo a vedere i branch. Niente, c'è solamente il branch master che stiamo già utilizzando. Quindi niente log, niente branch. Proviamo a vedere i tag. Git tag. Ecco, infatti, per appunto c'è un tag chiamato secret. Ah già, i tag, se ve lo state chiedendo, sono come punti di riferimento all'interno della cronologia di un progetto Git. E di solito vengono usati generalmente per definire una versione di release. Potete immaginare tranquillamente un tag come un branch, solo che non modificabile. Detto ciò, guardiamo cosa ci dice il tag secret. Quindi, git show secret. Eccola, questa qua immagino sia la password per Bandit31. Quindi copiamo. Sì, meno male, era la password per Bandit31. Guardiamoci le istruzioni per questo livello. Sperando che non sia un altro livello con Git che è abbastanza noioso. Niente, ancora un altro livello con Git. Di nuovo, solita procedura. E ancora una volta troviamo il nostro file readme. Vediamo che ci dice. Questa volta il tuo compito è quello di inserire un file nel repository remoto e poi ci dai i dettagli di questo file. Si deve chiamare key.txt, deve contenere la stringa may I come in e bisogna inserirlo nel branch master. Ok. Creiamo quindi il file come indicato nei dettagli. Ecco, e adesso aggiungiamolo utilizzando git add più nome file, quindi key.txt. Che è successo? Ah, per colpa del file gitignore. Non possiamo aggiungere il file che abbiamo appena creato, quindi rimuoviamo semplicemente gitignore e riaggiungiamo il nostro file key.txt. Benissimo, a questo punto dobbiamo creare un commit, quindi git commit con il flag m e lo chiamiamo upload key. Perfetto. Ed infine non ci resta che uploadare il tutto sul branch master del repository remoto. Quindi git push origin e il branch è master. Si accetta la password ed ecco qua. In output abbiamo well done. Here is the password for the next level. E questa dovrebbe essere per appunto la password per il prossimo livello. Quindi copiamo. Ed eccoci qua che ci siamo loggati come Bandit32. Però c'è qualcosa di strano. Siamo stati accolti da questa uppercase shell. E se il nome non inganna, come pensavo, traduce tutti i nostri comandi da minuscolo in maiuscolo. Quindi
quindi siamo bloccati. Proviamo a chiuderla con comandi come exit, niente, quit, niente, q, no, niente. L'unico modo che mi viene in mente per ottenere la shell è quello di richiamarla direttamente utilizzando la sua variabile speciale, ovvero $0. Proviamo. E ce l'abbiamo. Inoltre, AppershShell, che sarebbe la shell interattiva che ci ha accolto al momento del login, appartiene a Bandit 33. E ciò mi fa domandare una cosa. Chi sono? Come immaginavo. Siamo Bandit 33, quindi cosa dobbiamo fare per ottenere la password per il livello successivo? Dobbiamo semplicemente andarcela a leggere. Ed eccola qua. Ed eccoci qua, l'ultimo livello di Bandit, ovvero Bandit 33. Vediamo cosa ha in serbo per noi l'ultimo livello di Bandit. Allora, Bandit 33-34. Ah, per ora il livello 34 non esiste. Ci sarà da fidarsi? Guardiamo cosa c'è nella home. C'è un file readme.txt, leggiamolo. Congratulazioni per aver risolto l'ultimo livello di questo gioco. Al momento non ci sono altri livelli da giocare in questo gioco. Comunque stiamo sempre lavorando su nuovi livelli per espandere questo gioco. Tieni d'occhio i nostri annunci sul nostro canale e nel frattempo puoi giocare agli altri wargames. Se hai un'idea per qualche nuovo livello, faccelo sapere. Benissimo, quindi la serie Over the Wire capitolo Bandit si conclude qua. Personalmente ho trovato questo wargame molto interessante, poiché seppur rivolto a principianti non scade nell'estremamente facile, ma riesce effettivamente a dare un'infarinatura di base. Detto ciò, spero che questa serie vi sia piaciuta, vi abbia divertito, ma che soprattutto vi abbia incuriosito e insegnato qualcosa. Un saluto a tutti e a risentirci.